Ciao a tutti. Allora, l'altro giorno ho detto che vi avrei parlato anche in sintesi della fabbrica, dell'azienda GKN che ai primi di luglio ha chiuso, dove 422 operai sono stati comunque licenziati con un'email. E da lì da subito la FIOM, un sindacato appunto che tutela i diritti dei lavoratori, è un'associazione sindacale che comunque si è presa subito in carico di poter, di voler risolvere la situazione facendo ricorso in tribunale da due avvocati. E diciamo che dopo 2 mesi circa sono riusciti a vincere il ricorso, a vincere la causa, dove questi avvocati che si occupano appunto dei diritti dei lavoratori hanno comunque dato ragione subito non solo all'associazione sindacale, al sindacato all'associazione sindacale FIOM, riguardo al fatto che volevano comunque difendere questo diritto dell'azienda nel fare in modo che chiudesse, insomma, ma anche nel difendere il diritto dei lavoratori, che comunque è quello ovviamente di ritornare a lavorare, no? Voi sapete benissimo che comunque loro si sono avvalsi nel fare ricorso facendo riferimento a un ex articolo che è un articolo sulla legge, uno statuto, diciamo, dei lavoratori ed è l'articolo, l'ex articolo 28 che appunto riguarda anche il fatto di tutelare, no, il diritto, diciamo, dello sciopero dei lavoratori perché possono rivendicare i propri diritti, perché ovviamente i lavoratori non hanno solamente il diritto di lavorare, ma anche di rivendicare i loro diritti, e questo è quanto. Poi vi dico di andarvelo a leggere perché se andate a guardare, insomma, è tanta roba. L'articolo 28, che tra l'altro riguarda, c'è cioè una legge che fa riferimento 330 del 1970, che appunto parla di lavoratori, di sindacati, di quando sciopero, eccetera. Ve l'andate a guardare, così almeno ovviamente non si sta a perdere tempo, se no questo video va tanto, se non perdo troppo di discorsi, non mi seguite più. Ora, il fatto che loro hanno vinto il ricorso, il presidente della FIOM, ovviamente, che si occupa di questo caso, ovviamente lui stesso, ma anch'io ovviamente la penso così, dice: beh, bisogna fare una legge a riguardo per non far modo che le aziende non delocalizzano, cioè nel senso, se un capo di un'azienda decide di delocalizzare per chiudere l'azienda e mandare a casa gli operai, non va bene. Però quello che dice ovviamente il presidente di questa associazione sindacale, dice: beh, se un capo di un'azienda, di una fabbrica, decide di andare anche all'estero, lo può fare tranquillamente, però dovrebbe anche tutelare il diritto dei lavoratori di continuare l'attività lavorativa in quell'azienda là, perché non esiste, diciamo, di mandare il punto in bianco senza una ragione motivata dei lavoratori a casa, perché è inaccettabile. Detto questo, secondo quanto riferito, ma insomma, visto che comunque l'azienda andava bene, non ritengo che sia giusto che comunque un capo di un'azienda, per creare più profitto, possa chiudere, invece che guadagnare 30, di guadagnare 60, anche se magari con 30 vive bene. Detto questo, sembra che comunque tutto debba ora essere preso in mano e che il governo prenda, diciamo, la situazione, diciamo,
possa risolvere al più presto con una legge effettiva riguardo alla tutela dei lavoratori, alla tutela del lavoro, alla salvaguardia, diciamo, dell'azienda per non farla chiudere, in far modo che chi decide di chiudere, che non la chiude, o che la chiuda abbia una sanzione penale. Qui si parla tra l'altro di una multa, no? Cioè, multare non servirebbe qua tanto, deve diventare tipo reato penale. Scusa se lo dico, perché se te, giustamente, come dicono molte persone, come hanno detto così, se un capo di un'azienda che già sta bene, anche se non molti di 2.000 euro, li fa un baffo questi 2.000 euro, insomma, ovviamente, dovrebbe cercare di capire che se lui manda a casa, anche se si tratta di pochissimi operai, anche di due o tre così, cioè, ma soprattutto nel caso specifico come la CKN, la Whirlpool, che può ricorrere a delle sanzioni ben più gravi, perché insomma, una sanzione penale è molto pesante, insomma, molto grave. Poi, allora, quindi ho scritto poche cose. E caso soccorre che il Presidente del Consiglio e il Ministero dello Sviluppo Economico facciano la loro parte e intervengono per fermare la delocalizzazione dell'azienda, non solo quella della CKN, quella interessata di Campo Bisenzio, ma di tutte le altre, per garantire la ripresa produttiva e economica dello stabilimento stesso, ma anche per non fermare la crescita, la produzione e la crescita economica del nostro paese. Detto questo, fatto quadrato della situazione, diciamo, cosa chiedo io? Che politici, non solo diciamo della maggioranza, ma dell'opposizione, facciano veramente la loro parte, che facciano sentire la loro voce riguardo al sacrosanto, scusate, diritto di ogni persona di dover lavorare. Qui non si tratta della chiusura di un'azienda, qui un fallimento stesso dell'azienda perché l'azienda non produceva più niente, ma solamente perché un giorno questo tizio ha deciso di chiudere l'azienda e di andare altrove e per guadagnare di più, e questo è inaccettabile. Quindi anche l'opposizione deve fare la sua parte. Quindi infine concludo questo video dicendo, sia la destra, partiti di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, di tutti, di prendere in mano la situazione e di invitare la maggioranza, il Presidente del Consiglio dell'Economia, di prendere delle decisioni importanti per fermare le delocalizzazioni e i licenziamenti ingiusti, perché qui veramente la gente ha bisogno di mangiare. E di fare in modo che chi decide, punto in bianco, di chiudere un'azienda venga sanzionato severamente. Io concludo qua il video, non vado oltre. Ho fatto questo video solamente per invitare, ovviamente, i partiti a fare qualcosa, a muovere qualcosa, perché questa gente poi non è che può vivere di cassa integrazione per un'intera vita, anche perché, primo, la cassa integrazione non ricopre l'intero stipendio, e anche perché a un certo punto queste persone non solo hanno da mangiare, ma molti di loro hanno anche da pagarsi dei mutui, e molti politici che campano con 15-20 mila euro al mese non si rendono conto quanto è dura oggi andare avanti anche con uno stipendio medio di 1.500 euro al mese. Detto questo, vi saluto e come sempre noi ci vediamo alla prossima.